Buongiorno, siamo qui con i Mosic. Vi vedo svegli, di solito abbiamo sempre delle facce molto solo addorme. Abbiamo riposato gli occhi 2 orette e tra l'altro ieri sera abbiamo anche bevuto, quindi... Però a quanto pare però... non si vede. Quindi... Siete riusciti a mascherare bene? Sì. Allora, ovviamente è sempre un po' agrodolce uscire, però voi siete usciti alla semifinale, cioè che avete raggiunto l'obiettivo dell'inedito. E a quanto pare ha fatto anche un buon successo l'inedito. Voi siete contenti di come l'avete cantato, di come è andata? Sì, siamo molto contenti. Diciamo, la cosa più forte che c'è stato è l'applauso a fine pezzo, i commenti dei giudici e Linus che ha fatto così. E mica che... Sto bene. Che... Ieri ha proprio dichiarato amore. Sì, mica che ha fatto una bella dichiarazione che mi stava facendo rumore, gli ho lanciato un bacetto e lui mi ha riguardato contento. E poi c'è cioè, bello il momento quando ti ha detto io vi vedo in finale. In finale. Mica, la prossima volta fatti i cazzi tua. No, mica, ci hai visto poi. No, vai, lo sanno che siamo così. Sì, cioè, nel senso è stato molto bello anche. Ha detto pure che c'ho le palle, ha detto. Ah, sì, 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 hai fuori. È che questo vestito non si vedono perché appunto è. Sì. Ma infatti te lo volevo chiedere dopo di Mica, ma visto che ne stiamo parlando, ieri siamo rimasti tutti scioccati, anche su Twitter tutti erano scioccati da questo cambio completo di Mica, che intanto prima di tutto sei stata bravissima durante tutti questi mesi a sopportare anche con molta grazia tutte le critiche che ti facevano, quindi complimenti. Grazie. E secondo te da cosa è stato dato questo? Perché ad un certo punto ho pensato, boh, forse allora prima era strategia che gli attaccava, senza, adesso invece che non ha niente da perdere perché non ha più cantanti si dà dichiarazioni d'amore improvvise. Un po', sicuramente non sarò il genere di vocalità che lui ama, perché ovviamente, cioè, vedendo anche quelli sono i suoi gusti nell'arco del tempo, ama vocalità molto pulite, precise, tecnicamente perfette, e io sono tutt'altro che tecnicamente perfetta, ho una vocalità, come dice Schini, tutta mia, come mi ha detto Schini, tutta mia, quindi... E, però quello che gli è piaciuto è la personalità, quello che poi ci ha detto, che poi ha detto anche... Poi secondo me molte volte l'ha usata anche un po' come sprone, quel suo modo di... Sì, sicuramente, poi è ovvio che è strategia, TV, un sacco di cose, però cioè, io non ho sempre risposto col sorriso proprio perché... Noi siamo lì e ci mettiamo in gioco, quindi cioè, stare davanti a 4 giudici e noi siamo già consapevoli che andremo davanti a delle cose che potrebbero non farci piacere, ma fa parte del gioco e bisogna imparare anche questo, ma in generale nella vita, a vedere, a rispondere col sorriso a tutto quello che ci può capitare, anche perché chi suona, chi fa arte in generale, anche quando andiamo a un concerto, se la gente esce fuori dal locale, si accende la sigaretta, è peggio che un "ma tu hai stonato", perché vuol dire che non hai preso la loro attenzione, non si arriva nella totalità del progetto, quindi siamo tutti i giorni davanti a 4 giudici, anzi a una moltitudine di giudici, quindi bisogna farci il callo e prendere tutte le cose che vengono dette con maturità e facendone sempre tesoro, perché non è che dicono cazzate, poi dicono cose anche molto utili. Poi alcune cose possono essere, sappiamo quali sono le cose che potevamo prendere in considerazione e cose che facevano tutto parte del che potevano far parte della magica televisione. Però è tutto stato formativo, anche quello, anche i momenti davanti ai giudici. Senti, ma come avete scelto l'inedito? Dall'inizio sapevate che era quello che avreste voluto portare oppure l'avete scritto? No, ne avete scritto prima, avevate detto, giusto? Sì. Come mai avete scelto di portare quello? Ma noi l'avevamo portato anche per i casting, e perché semplicemente era azzeccato per il periodo, perché quando l'ho scritto era un periodo in cui c'era bisogno di uno start, di un ricomincio da zero, ricomincio da capo, e anche per questa occasione è risultato
perfetto, perché per noi è un vero e proprio start, noi ricominciamo da capo da oggi con col singolo che adesso sta nelle radio. Che tra l'altro abbiamo appena saputo che sta andando anche molto bene. Fantastico. Quindi siamo molto contenti. L'ultima di Rito, soprattutto dopo aver sentito gli inediti, secondo voi chi dovrebbe vincere per vostro gusto personale o simpatia particolare, o secondo voi chi vincerà invece? Noi continuiamo a tifare per la nostra squadra, quindi basta vincersi. Io amo Skin e l'inedito di Riga è perché ha scritto Skin. Quindi io sono comunque anche di parte, perché sono cresciuta con Skin, quindi per me l'inedito bellissimo è quello di Enrica Tara. E concordi, no? Con lui? Con Fabio. Ah, anche io concordo con Fabio, però il mio cuore anche. Il cuore da fan va per primo. Okay. Ciao a tutti i lettori di Ginger Generation. Ciao, dai Musique. I would hate to admit it, but I really do like Justin Bieber's new stuff. Why you hate to admit that? Because, now everybody is liking it, so you're not alone. No.